Amici di Brontolo, siamo in diretta dal Museo del Palio di Asti, dove si è appena tenuta la cerimonia di consegna dei drappi 2020 e 2021 e non assegnati a causa pandemia. Siamo con la direttrice del museo, Barbara Molina, che ci ospita per questa intervista nella sala d'onore del museo. Ciao Barbara, benvenuta sulla nostra pagina. Allora, spiegaci un po' cos'è avvenuto oggi e la cerimonia che si è appena tenuta. Buonasera a tutti. I due drappi sono stati ospitati uno per 2 anni e l'altro per 1 anno nella sala giunta del comune di Asti e finalmente sono giunti al Museo del Palio. Qui saranno esposti per alcuni giorni in questo salone cinquecentesco, che è in realtà un luogo magico già di per se stesso, e poi verranno compresi nell'allestimento del Museo del Palio di Asti. Dietro abbiamo due opere stupende. Ottavio Cofano e Filippo Pinsoglio. Ottavio Cofano è il maestro del Palio del 2020 e questo è il suo drappo, questi due cavalli in corsa durante la sfida del Palio. E questo invece è il drappo del 2021, San Secondo a cavallo, quindi San Secondo Cavaliere, che regge la città di Asti, rappresentata come vedete con le torri. E le torri che sono il simbolo di Asti sono anche nell'immagine del dipinto. Raccontiamo un po' agli amici non di Asti che cosa viene fatto qui al museo, perché fate, come dire, numerose mostre. Adesso ce n'è ancora una attiva da qualche mese sugli zucchini, su quelli che sono i caschetti dei fantini. Allora, il Museo del Palio è aperto dal 2015 e consta essenzialmente di 2 aree museali, una con un allestimento permanente che comunque variamo nel corso dell'anno e una invece con un allestimento temporaneo, immediatamente con mostre che durano dai 6 ai 9 mesi. Attualmente è in corso la mostra Il Palio in pista, dedicata appunto alla corsa durante lo svolgimento e all'abbigliamento dei fantini, indossato dai fantini durante la corsa. Quindi ci sono le casacche con i simboli dei borghi, ma anche con i simboli. Con i simboli talismano dipinti magari dietro oppure su una manica della casacca stessa per aggraziarsi la buona sorte, e ci sono i caschetti con il simbolo tipico del borgo, del rione o del comune, o anche in questo caso un motto oppure una frase o un numero che sono il numero, la frase, simbolo di quel borgo, rione Ricordiamo un attimo gli orari di apertura del museo e poi ci salutiamo. o comune. Allora, il museo è aperto dal lunedì alla domenica in questo momento, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì anche al pomeriggio dalle 15 alle 17:30. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18. Poi a ottobre subentrerà l'orario invernale e riprenderà, e quindi con il sabato e la domenica esclusivamente su appuntamento, e da maggio riprenderà l'apertura tutti i giorni della settimana. Bene, grazie e buona serata. Buona serata a voi.